legge il messaggio proprio del professore Giovanni Vitolo, che è assente qui, il direttore di Angri, Antonio Lombardi. Quindi passo la parola dell'Angri 80, sì, passo la parola appunto ad Antonio Lombardi, il direttore di Angri 80. Buonasera, a nome di Giovanni Vitolo, che purtroppo è assente. Sopravvenuti e inderogabili impegni familiari mi impediscono di partecipare alla presentazione della ristampa, arricchita di nuovi contributi, del volume Terra d'Angri del professore Gaetano Marra, il cui ricordo è in me, come anche in tutti coloro che hanno partecipato all'avvio della grande avventura di Angri 80, sempre molto vivo. Le sue brontolate, come vennero ben presto etichettati i brevi e formalmente leggeri, ma nella sostanza incisivi interventi su tematiche importanti del nostro vivere civile, vassero a procurarci l'attenzione e la simpatia di larga parte della comunità cittadina. Un'attenzione che è andata crescendo nei 40 anni di vita del nostro periodico e che ha superato anche le frontiere di Angri. Al successo, possiamo dirlo ora con tutta onestà, ha contribuito la costanza con cui ci siamo attenuti alla raccomandazione che ci fece fin dal primo numero di fare attenzione alla cottura, ricordando quel che chiedeva un personaggio dei suoi tempi al pizzaiolo al quale ordinava una pizza. Dalla riconoscenza che tutti gli dobbiamo per tutto questo è scaturita l'iniziativa presa dal Centro Iniziativi Culturali, editore di Angri 80, di pubblicare una ristampa del suo volume Terra d'Angri. Pubblicato nel 2004, è andato ben presto esaurito per l'interesse che aveva suscitato non solo tra coloro che avevano un qualche ricordo delle tradizioni angresi e dei personaggi in esso evocati, ma anche dei più giovani, che avevano così uno strumento per conoscere meglio il contesto urbano e socio-culturale in cui si trovavano a vivere. È il compito più prezioso che possono svolgere quelli che si è abituati a definire storici locali, una definizione che ad alcuni appare limitativa, ma che tale non è, considerato che gli stessi storici di professione concentrano non di rado la loro attenzione su ambiti territoriali anche molto ristretti, ma scelti in tal caso non per ragioni affettive, bensì per essersi configurati nel corso del tempo come punti privilegiati per cogliere dinamiche politiche, socio-insediative e di altra natura, che hanno interessato spazi molto più ampi e più o meno omogenei. Se mi è consentito, solo per fare un esempio, un riferimento personale, cito un mio volume su una frazione, oggi un quartiere del comune di Polla. San Pietro di Polla, all'imbocco del Vallo di Diano, all'estremo confine meridionale della provincia di Salerno. Nel periodo da me studiato, vale a dire i secoli XII e XIII, contava all'incirca un centinaio di abitanti, ma merita l'attenzione dello storico per l'importanza delle dinamiche politiche e territoriali in cui venne a trovarsi coinvolto e i cui rappresentanti, allora detti sindaci, furono ricevuti niente meno che dall'imperatore Federico II di Svevia. Storia locale non significa quindi di per sé storia priva di importanza, ma storia che ha come teatro uno spazio limitato e che, a prescindere dagli avvenimenti che vi si svolsero, può contribuire a creare un più saldo legame tra coloro che vi risiedono.
Perché questo avvenga è però necessaria un'adeguata metodologia di ricerca che consenta, da un lato, cogliere le particolarità locali, dall'altro di tenere ben presenti i processi storici in atto nei più ampi contesti politico-territoriali in cui quelle località sono inserite. Gaetano Marra non si è avventurato, come a volte accade, su terreni scivolosi senza avere la necessaria attrezzatura, ma si è mosso con prudenza e non ha mai nascosto che a muoverlo era l'amore per il suo paese, conseguendo il duplice risultato di fornire agli storici professionali informazioni per le loro indagini a più ampio spettro e ai suoi concittadini quelle necessarie per capire in che contesto storico-urbanistico si trovavano a vivere. Naturalmente, come sempre accade, c'è ancora molto da fare, ma per quanto riguarda Angri, i suoi scritti a distanza di anni continuano a suscitare interesse e ad essere utili per la ricerca storica. Giovanni Vitolo.